è un piacere conoscerla, perché lei è il nuovo direttore marketing. E benvenuta. Molto piacere e benvenuta. E l'occasione, insomma, per il Salone del Mobile, lanciate il redesign della linea Appio. Sì. Ce la racconti? Le novità che presentiamo per questa versione 2018 della Milano Design Week sono tre. Partiamo dal rilancio della nuova linea Atrio. Atrio è la nostra linea di rubinetteria esclusiva per il bagno. Nasce da un studio da parte del nostro design team intorno alle forme più semplici, più pure, minimaliste che abbiamo in natura, il cerchio, le forme cilindriche. Vuole essere un'icona di eleganza. Un'icona di eleganza significa un elemento che si possa andare ad integrare in tutti gli ambienti, dall'ambiente classico all'ambiente contemporaneo, a un arredamento moderno, in modo tale da andare a, diciamo, incontrare tutti quelli che possono essere i gusti e gli stili che si possono avere nell'ambiente domestico di lusso piuttosto che in un ambiente di hotelleria raffinato ed elegante. Al tempo stesso vuole essere un'icona di precisione. Lo studio che è stato fatto da parte del nostro design team, e lo si vede da quella che poi è l'installazione che racconta molto bene il prodotto, ripercorre le linee geometriche, le forme che appunto sono il cuore, le forme cilindriche, concentriche di cui ho parlato, le ripercorre perfettamente dando una sorta di continuità e di naturalezza al prodotto. L'acqua di fatto, scorrendo nel prodotto stesso, segue un flusso perfetto. Il prodotto l'abbiamo voluto raccontare in un modo esclusivo, con un'installazione unica, è un'installazione polisensoriale. Il visitatore è letteralmente immerso in un'esperienza di luci, di colori e di suoni che letteralmente pervadono l'individuo e gli permettono di vivere nel profondo, nel proprio intimo, il prodotto stesso. Non dimentichiamo che il nostro payoff è Pure Freude and Wasser, cioè vivere l'acqua come pura gioia, quindi l'installazione di fatto dà la possibilità proprio di vivere il prodotto immerso nel suo elemento naturale, nell'elemento appunto che poi vuole, diciamo, raccontare, che appunto confermo, perché appena vissuto l'esperienza, devo dire, in effetti si vive veramente all'interno dell'acqua. La terza novità è che si lega sempre al concetto di vivere l'acqua come pura gioia, è il nostro rinnovato showroom. Con questa location, con Crocifisso 19, al di là, diciamo, vogliamo settare un punto di partenza con la Milano Design Week 2018 nel cercare di offrire ai visitatori, siano essi appunto degli utenti professionisti o piuttosto che appunto degli architetti, dei designer, vogliamo offrire la possibilità di vivere in maniera unica ed esclusiva i nostri prodotti ambientati in maniera differente, in modo tale da poterne vedere e da poter, diciamo, cogliere al massimo la possibilità di ambientare i prodotti e di vederli integrati in diversi stili. Il primo piano, il piano terra del nostro showroom, presenta la linea Atrio, ovviamente, in un'esclusiva esecuzione di graffite, brush graffite, molto pulita, molto, molto bella e imponente. La nostra linea lineare e gli essence colorati, quindi noi cerchiamo di dare anche con il colore, quindi con le diverse esecuzioni dei nostri prodotti, la possibilità di andarci ad integrare in quelli che, e accogliere i gusti che si possono appunto, diciamo, incontrare nel mondo professionale come nel mondo appunto, diciamo, consumer. La nostra esclusiva doccia Aqua Symphony, che permette di vivere proprio l'esperienza dell'acqua, la gioia pura al 100%, è il fiore all'occhiello per quanto riguarda la nostra esperienza di bagno, di spa. Il primo piano invece del nostro showroom continua nel presentare quelle che sono le soluzioni a 360 gradi del portafoglio GROE. Siamo presenti con il GROE Red e il GROE Blu, sono i nostri rubinetti con funzione integrata. GROE Red per quanto riguarda la possibilità di avere acqua istantanea bollente, quindi per potersi preparare in maniera molto rapida e veloce un tè piuttosto che l'acqua del biberon, una tisana, e il GROE Blu che ci dà la possibilità di avere, attraverso un sistema di microfiltrazione, acqua purificata direttamente dal rubinetto, fredda, e con la possibilità di averla liscia, leggermente effervescente o gasata a seconda dei gusti dell'individuo.
direi che sì. Ci ha convinto, perché verremo sicuramente a visitare e anche il pubblico verrà. Siamo poi presenti con la nostra linea di rubinetteria di, per quanto riguarda la cucina, rubinetti molto belli, colorati, che danno la possibilità di andare a dare un tocco di colore, oltre che comunque un tocco di eleganza e di estetica alle nostre cucine. Quindi Grohe non è soltanto bagno, ma è anche e soprattutto appunto gioia di vivere l'acqua in tutti gli ambienti domestici in cui, o professionali, in cui possiamo avere l'acqua. La cucina è un altro di questi ambienti. Ma quindi lei, da nuovo direttore marketing, rivedrà i partner di comunicazione, le strategie, il posizionamento, insomma la strategia Grohe dove va? Allora, innanzitutto la strategia Grohe ha come obiettivo quello di raccontare a 360 gradi tutte quelle che sono le soluzioni che noi proponiamo per i professionisti e per il consumatore, che appunto hanno bisogno e hanno necessità di scegliere un partner totale per quanto riguarda il bagno. E come le dicevo prima, anche comunque la nostra ambizione è quella di raccontarci anche come il fornitore d'eccellenza per la rubinetteria e per gli accessori della cucina. Quindi non a caso oggi noi presentiamo anche nel nostro showroom le ceramiche, che sono un ulteriore elemento che abbiamo inserito nel nostro portfolio prodotto e che ci danno come possibilità quella di essere il fornitore per completo per tutte le soluzioni del bagno. Quindi la strategia di marketing ha sicuramente come obiettivo quello di andarci a raccontare, di andarci a proporre come il fornitore a 360 gradi per i prodotti, per le soluzioni per il bagno. C'è poi un ulteriore, ci sono due ulteriori elementi importanti che riguardano la nostra strategia di marketing. Noi facciamo parte di un gruppo giapponese, l'Ixil Group Corporation, dal quale abbiamo mutuato la tecnologia e il know-how per poter produrre le shower toilet. E abbiamo unito questa tecnologia, questo know-how con il design, quindi con la nostra capacità appunto di disegnare prodotti per l'arredo bagno. E questo, diciamo, la fusione di questa, la nascita di Sensi Arena. È un elemento, è un prodotto molto importante, un elemento molto importante, un tassello importantissimo per la nostra strategia, perché vogliamo diventare il riferimento anche per questa categoria di prodotto che sempre più sta prendendo piede in Occidente, in Europa, e vogliamo prendere piede anche in Italia. Un altro elemento sul quale andremo a lavorare è l'ingresso di Grohe nella Smart Home. La tecnologia, quello che diciamo è lo sviluppo di tutto quello che è il fattore tecnologia intorno all'acqua, noi consentiamo di viverlo anche con dei prodotti che entrano nella categoria Smart Home e che hanno come, sono Sense Guard, e che hanno come funzione quella di andare ad avvisare l'utente domestico relativamente a potenziali perdite o fughe d'acqua della propria casa. In questo caso i due prodotti danno la possibilità di rilevare, nel caso del Sense, e di rilevare e bloccare, nel caso del Sense Guard, le fughe d'acqua da remoto. Quindi un enorme ausilio per chi si trova lontano da casa, per chi si trova in vacanza, nel gestire l'acqua, ancora una volta al centro di quello che appunto noi proponiamo, nel gestire da remoto, evitando di subire gravi perdite o gravi danni in seguito all'allagamento. Venendo alla comunicazione, allora per Atrio abbiamo visto un'installazione multisensoriale firmata Advertim, sì. E avete anche una campagna out of home, l'agenzia è? Allora, l'agenzia che segue la campagna out of home è Wavemaker. Ecco, rispetto ai partner quindi di comunicazione, il suo arrivo, non so, predice qualche gara, qualche nuova nomina, insomma, come si comporterà in questo? Allora, sicuramente il mio obiettivo principale è quello di eseguire quelle che sono comunque le strategie della nostra casa madre, cercare di rappresentare al meglio, sicuramente lavorare per raccontare tutte quelle che sono le nostre proposte. Se questo poi comporterà, diciamo, un'evoluzione dal punto di vista dei partner, lo vedremo, però in questo momento il mio principale obiettivo è quello di interpretare al meglio e di poter rappresentare e raccontare al meglio all'utilizzatore professionale, piuttosto che al consumatore, chi è Grohe,
e come, diciamo, Grohe risponde e suggerisce al meglio, appunto, come vivere la gioia, la pura gioia dell'acqua.